ho avuto anche altre possibilità di scelta nella mia vita. Ed è stato ovviamente un percorso che è stato in divenire di anno in anno. Io quando andavo a scuola, al liceo, mi sentivo comunque stretto intorno alla morsa di un piccolo paesino della provincia di Reggio Calabria. Volevo aprirmi, avevo la necessità di andare oltre. Allora, per fortuna, qui mi ha aiutato la passione per il computer, per l'informatica. Quando, io ricordo quando nacque Google, non esisteva ancora, una cosa che Google serve normale. E mica esisteva prima ti dovevi accontentare di Arianna o di Alta Vista, che erano i primissimi motori di ricerca che esistevano, e non c'erano i siti come esistono oggi. Oggi tu decidi, apri un blog, in 5 minuti hai scritto un blog. Non esisteva Facebook. Io avevo bisogno di relazionarmi con le persone, allora partecipavo, si chiamavano una volta newsgroup, c'erano questi gruppi di persone che discutevano un determinato tema. Io mi iscrivevo, erano tutte persone più grandi di me, e discutevo con loro, spesso anche in inglese, lingua che tutt'oggi leggo bene, comprendo bene nella lettura e nello scrivere, ma se mi dovessi trovare a parlare con un inglese avrei difficoltà, perché non ho un'ottima pronuncia, anche forse per scelto, per necessità, non ne ho mai avuto il tempo di mettermi a studiare seriamente. Però per sbaglio è una lingua che conosco, come lo spagnolo, che invece è stata una lingua che ho scelto di studiare. Scelgo di relazionarmi con ragazzi che vanno fuori, diciamo, dalla mia cerchia naturale di amici. Cerco di andare il più spesso possibile a Reggio Calabria, che è il capoluogo di provincia ed era la città per me quando avevo 16 anni. A 18 non vedevo l'ora, io facevo sul calendario, anche perché ho sempre avuto un rapporto, diciamo, di amore e odio con i miei. Essendo il primo figlio, sono quello che è stato sicuramente più popolato e viziato, dall'altro quello che ha fatto la cavia, figlio di due genitori giovani, tu impari a fare il papà e la mamma col figlio più grande. Per i miei fratelli sono padre e madre perfetti, i migliori che uno possa avere. Io ricordo che invece, nonostante tutto, nonostante non mi sia mancato assolutamente nulla, anzi, se oggi ho fatto tutto quello che ho fatto è perché ho avuto dentro sempre la mia famiglia, altrimenti non lo sarei potuto sognare, soprattutto in termini di scelta e di quelle scelte più difficili. Io a 18 anni, dopo aver fatto le tacche sul calendario, ho scritto meno 8 giorni alla mia libertà, ho scelto di andare a Roma a studiare. Scelgo di andare a Roma a studiare perché era una scelta da un lato, dall'altro un atto di ingordigia, di egoismo. Io volevo andarmene dalla mia terra. Io mi ero seccato di andare a scuola e vedere che il professore, categoria alla quale si iscrive anche mia madre, oggettivamente faceva differenze nel trattare la figlia del sindaco o del comandante della polizia municipale piuttosto che la figlia della casalinga. Erano cose che erano quasi, diciamo, una normalità. Mi seccavo nel sapere che all'università di Messina, che è quella più vicina geograficamente, si erano formati quelli che oggi sono i medici che purtroppo hanno reso la mia regione nelle prime tra le classifiche negative per i casi di mala sanità, perché negli anni 70 tu andavi a Messina e a suon di capretti da un lato e a suon di soldi e altro ti compravi una laurea. E ora ci può stare che uno compra una laurea in giurisprudenza, fai danno, ma se non sei un bravo avvocato la gente da te non viene. Ma se tu compri una laurea in medicina, tu ammazzi le persone. E poi questi dove li mettevano? Nei pronto soccorso, perché poi erano anni in cui le nomine della politica non erano sottoposte a dei criteri rigidi, quasi come oggi avviene, ancora in alcuni casi ancora avviene con le vecchie maniere. Mio padre mi racconta che lui aveva deciso di lasciare Messina quando, una sessione di esami, un suo collega andò con, da un lato mise sulla cattedra il documento di riconoscimento, dall'altro la pistola, prima di sedersi a fare esame. Ed erano cose che loro ritenevano normali. Io, tra l'altro, nonostante sia stata sempre una persona che tende a, diciamo, differenziarsi, io non potevo neanche sopportare che magari scrivendo a Reggio Calabria, dove anche c'è l'università, rischiamo di conoscere tutti, anche i professori, perché magari nelle attività extra
curriculari ed extrascolastiche, io partecipavo a incontri promossi da associazioni e altre cose anche quando avevo 16-17 anni, quindi mi conoscevano tutti, ero un po' la mascotte. Sono cresciuto in fretta da questo punto di vista. Non mi andava che il solo fatto che mi potessero conoscere poteva generare quel pregiudizio, in questo caso positivo, nei miei confronti, di trattarmi diversamente. Allora scelgo di essere uno qualsiasi, scelgo di andare a Roma e di andarmene da quella mentalità, da quel modulo incelofanato di intendere la vita, dove tutto si svolge come una sorta di Truman Show, dove ci sono delle parti ben scritte, dove ognuno recita il suo ruolo e dove tutto resta uguale di padre in figlio, anche se le cose apparentemente ogni tanto sembrano cambiare. Me ne vado perché? Me ne vado perché i miei anni della mia infanzia, voi non eravate nati nel 92, io c'ero, avevo 6 anni, 7 anni, e vi posso garantire che io ricordo le faide di mafia, di 'ndrangheta nel mio paese, ricordo come finivano, come ancora sono state in atto fino ai primi anni di liceo. C'è stato dopo 10 anni l'ultimo dei morti della faida tra le famiglie Longo e Versace, dopo 10 anni dalla fine, dalla chiusura della faida. E io ricordo le lenzuola stese per terra, le lenzuola bianche sulla piazza di Salvo. Sono immagini che non puoi cancellare dalla tua testa. Ricordo la notizia in televisione nell'estate del 91 dell'uccisione di un giudice che nessuno ricorda, che è il giudice Scopellini, al quale delitto ho dedicato anche la mia prima inchiesta, che poi è diventata un libro, per la quale qualche problemino anche l'ho avuto, però non dobbiamo fare pubblicità alle cose brutte. Ricordo in maniera nitida una sera, un sabato sera del 92, era maggio come ora, quando era successo quello che è successo a Capaci, la strage dove perse la vita Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e poi Vito Schifani, Antonio Montinaro, Rocco Di Gillo, gli agenti delle scorte, che tutti li ripetiamo come scorte ma non li citiamo mai per nome. Io li cito tutti per nome, che sono morti gli angeli di Falcone assieme a lui. E sapete cosa fece la nostra televisione? La sera di quel sabato andò in onda Scommettiamo Che, un programma che ora non esiste più, ma i vostri professori lo ricordano sicuramente. È uno dei tanti programmi, potrebbe essere oggi più o meno Rettor Brecht, una cosa del genere, più o meno, per chi segue la televisione. Le persone vanno là a fare delle scommesse, scommettiamo che riesco a fare questo. Bene, era l'appuntamento del sabato sera, tutta la famiglia si riunisce il sabato sera intorno a Scommettiamo Che, come poi negli anni a venire si riunì intorno a Panariello, Fiorello e tutti i protagonisti del sabato sera. Bene, tu ti aspetti che con una strage di quel tipo annullino tutto. Cioè tu vedi le immagini di un'autostrada sventrata, di quintali di tritolo messi per uccidere un magistrato che aveva avuto l'unica colpa nella sua vita insieme a Paolo Borsellino e a tutto il pool di Palermo, di portare alla sbarra qualcosa come 474 imputati nel primo grande maxi processo contro Cosa Nostra. Cose che io negli anni a venire, da solo, sempre per scelta, ho deciso di approfondire. Bene, Fabrizio Frizzi, con un imbarazzo che gli si leggeva proprio in volto, e con una giovanissima Milly Carlucci che al tempo faceva la valletta, disse: bene, sapete tutti purtroppo che oggi è successa a Palermo una cosa terribile, ma noi, proprio perché la TV pubblica, dice, abbiamo il dovere di continuare ad andare avanti con il nostro show. Là una delle prime batoste, a 7 anni, dice: ma com'è possibile questa cosa? Io mi arrabbiavo, dicevo, ma perché? Poi mi ricordo che mio padre faceva zapping col telecomando per vedere se nel frattempo invece i telegiornali iniziassero a dire qualcosa di più, anche perché nel primo momento non si disse che Falcone era morto. Che Falcone era morto si è scoperto la sera. All'inizio dicevano che era ricoverato gravissimo nell'ospedale di Palermo. Io ho maturato questi miei sensi di disgusto nell'essere una persona del sud, nel sapere che anche a 2 metri da me succedevano queste cose e nessuno le racconta. Io mi sono ripromesso, lo vorrò fare, se avrò il tempo di farlo in futuro, i bambini uccisi dalle mafie. C'era una bambina che si chiama Maria Grazia Anzalone di Oppido Mamertina, un paese vicino al mio, che
ha avuto l'unica colpa di trovarsi assieme al suo caro nonno nel posto sbagliato al momento sbagliato, in una macelleria. Il nonno era andato a comprare un po' di carne, era un pomeriggio, lì ad Oppido Mamertino c'era una faida terribile tra le due famiglie più importanti di tutto l'Aspromonte, che arriva ad avere una fascia di territorio vastissimo delle montagne dell'Aspromonte Reggino. Hanno scambiato, c'era stata un'informazione, dice: guardate che il vostro bersaglio è in quella macelleria. Vanno in una macelleria e fanno una carneficina e muore una bambina di 8 anni. E io ho questa immagine che la porterò dentro sempre perché era la mia età, di me che vado a trovare mio nonno al cimitero, che il nonno Vincenzo, quello che ha dato il secondo nome, io non l'ho mai conosciuto, e che arriva poi questa bambina la cui lapide è messa poco vicino, della mia età, perché ero bambino come lei. E chi ha deciso che la sua vita doveva finire e la mia continuare ad andare avanti? Sono sempre stato uno che però ha sviluppato un effetto contrario a tutte queste cose. Io le odiavo, però anziché contrastarle, dicevo: io prima o poi me ne vado, io mi sono seccato. E a 18 anni me ne ero andato. Poi, nel 2005, come è stato ricordato, era iniziata un'altra mattanza, la mattanza della Locride, in meno di un anno 24 morti ammazzati, e io ero lì quella volta, mi trovavo lì, e ricordo che dovevo sostenere l'esame, era l'ultimo esame era uno degli ultimi esami del secondo anno, nonostante io fossi già al primo di università, quindi avevo finito gli esami del primo, era uno degli ultimi del secondo anno, cosa che mi ha aiutato tantissimo poi in questi anni, perché poi fino alla laurea ho campato di rendita, perché purtroppo poi sono stato troppo impegnato e lo studio l'ho messo da parte. Io dovevo fare l'esame di diritto privato e sarei dovuto ripartire e risalire a Roma il 17 per poter fare l'esame il 18 o giù di lì. Il 16 ottobre viene ucciso Franco Fortugno e in quel caso in me si è scatenata una sorta di ribellione. Io nel frattempo ho iniziato a vedere la mia terra con gli occhi del turista, con gli occhi di quello che ogni tanto accende la televisione e vede che in Calabria sono ancora morte altre persone, non si sa se morti sulla Salerno-Reggio Calabria per un incidente stradale, non si sa se morti sulla Statale 106 per un incidente stradale, non si sa se morti per 'Ndrangheta. La mia infanzia e la mia adolescenza avevano un motivo ricorrente, il rumore delle sirene. Io ho imparato, come i ragazzi della mia età hanno imparato in maniera inconsapevole, a riconoscere addirittura se passava un'ambulanza piuttosto che una macchina dei carabinieri o della polizia o i pompieri. Impari talmente tante volte le senti che impari a scindere, anche a distinguere chi è in quel momento e cosa può essere successo. E quando ho capito che la mia scelta non era una scelta per il mio futuro, magari di un futuro migliore, ma era una scelta contro il futuro della mia terra, allora ho chiamato un po' di amici e ho detto: ragazzi, qua ho fatto qualcosa, stanno arrivando le televisioni da mezzo mondo e qui ci siamo, scusate la parola, sputtanati, come è successo in Sicilia 20 anni fa, qua adesso ci sputtaniamo tutti, la Calabria è destinata a morire per sempre. Siamo andati ai funerali di Franco Fortunio con quello striscione: adesso ammazzateci tutti. E io ricordo, come se fosse ieri, la gente che dietro le persiane delle loro case ci guardavano come se fossimo degli alieni. La nostra era una provocazione, non era una sfida alla 'Ndrangheta, noi l'abbiamo fatta all'Opio, l'Opio non è tra l'altro neanche il mio paese, quindi non è che c'era tutta questa voglia, ecco, di esporsi in una zona che non conosci. Per me l'Opio è il mare, per me l'Opio è la felicità, è l'estate, i giochi con i miei amici, i tuffi, quello per me è l'Opio, Siderno, tutti i comuni bellissimi che stanno sulla fascia ionica reggina. Ci andiamo con lo striscione e sembriamo gli alieni. La provocazione era però proprio a quelle persone che ci guardavano dalla finestra e che poi piano piano col tempo hanno iniziato pure a raggiungerci e dire: bravi, bravi, siete bravi, ma voi perché, ma voi dove siete? Rispondevo io. Nel frattempo questa ribellione si è consolidata, abbiamo avuto un carico di responsabilità. Io delle volte, sorridendo, penso che riguardando le fotografie dei vari eventi, dei momenti che ho avuto modo di poter fare
di vivere in questi 8 anni, che per me sono tantissimi, sembrano gli anni della vita di un cane o di un gatto, per me in ognuno ne sono passati 7 anni, e vedo le mie espressioni, la mia faccia, e mi accorgo che, per esempio, ma è una cosa che cercherò assolutamente di correggere, io non sorrido più. Ma non sorridi più perché poi incontri altro dolore, che poi vengono mamme alle quali hanno fatto sparire i figli, vengono i cosiddetti casi di lupara bianca, dove non solo devi essere condannato a morte, poi, guardate bene, bisogna stare attenti a chi è vittima e a chi è vittima in maniera un po' diversa, perché magari è dentro il sistema criminale, però alla fine quando vengono uccisi, per me pari sono. Il dolore di una madre che perde un figlio perché ha sgarrato, perché è diventato infame, peraltro, è lo stesso dolore che potrebbe provare una madre di una persona per bene che ha scelto di studiare e che si vede il figlio ammazzato. Non esistono la differenza nei confronti della morte. Bene, però cosa succede? Che in alcuni casi quando la mafia decide di punire le persone vicine, l'andrangheta, quando decide di punire le persone vicine al suo sistema, fa sparire anche il corpo. Spesso è un amico che ti avvicina, anzi è sempre l'amico o un parente che ti dà un appuntamento in un posto, dice vediamoci qua per questa cosa, tu vai là perché ti fidi ed è lui che Giuda ti tradisce, vieni ucciso e il tuo corpo viene fatto sparire perché i tuoi non devono avere neanche la possibilità di venire a mettere un fiore su una tomba perché tu sei un infame, perché tu dovevi morire e perché devono morire i tuoi parenti perché ti hanno consentito di fare quello che tu stai facendo. Si muore anche se ti innamori della persona sbagliata. È successo un sacco di volte. Ecco, tutte queste cose che all'inizio non capivo, o che quando ho iniziato a capire volevo fregarmene e andarmene, sono diventate delle pietre, delle sassate ogni giorno della mia vita, dal 2005 in poi, che io cerco di levare e di capire, comprendere e in alcuni casi anche combattere con quello che posso, con quello che possiamo fare. Ammazzateci tutti è un movimento antimafia, ci chiamiamo ancora movimento, perché il bello del movimento è che nell'etimologia, no, del termine, essere agitati, chi non è rivoluzionario a 20 anni, a 40 sarà un farabutto. E quindi noi vogliamo essere quella parte attiva, vitale, di una società che fino a un primo momento in Calabria sembrava essere sopita da un certo modo di fare. Abbiamo scardinato, lo Stato ha iniziato a fare quello che una volta non riusciva a fare, cioè a riconquistare spazi di sovranità sul territorio. Abbiamo avuto da questo punto di vista anche un forte aiuto dalle istituzioni, perché in Calabria negli ultimi 10 anni è vero che è diventata di moda l'andrangheta, l'andrangheta vende, l'andrangheta adesso è anche un fenomeno editoriale, ma abbiamo avuto fior di investigatori, fior di magistrati, fior di funzionari dello Stato che venivano in Calabria e poi andavano via lasciandoci tristi per quello che ci avevano dato, per quello che avevano fatto, cosa che non avveniva mai in passato. Io ricordo la figura del prefetto, perché oggi voi avete avuto un prefetto che ha dialogato qui con voi in maniera anche informale, ma io mi ricordo la figura del prefetto ingessato, irreprensibile, e queste cose che stanno succedendo adesso sono delle cose belle, quindi vuol dire che il nostro essere agitati ha portato anche un qualcosa di positivo, e quindi la capisci, lo capisci piano piano, che non puoi continuare a essere sempre agitato, prima o poi dalla protesta devi passare alla proposta, devi capire che devi fare qualcosa e via a fare anche proposte di legge. C'era per esempio una proposta di legge ideata da un amico del dottor Colombo in Cassazione, che era ferma in Parlamento da 15 anni ed era volta a contrastare nel suo campo, nel campo della propaganda elettorale, il voto di scambio. Il voto di scambio, lo sapete cosa vuol dire, ci sono diversi tipi di voto di scambio, il voto di scambio mafioso ancora più grave. Bene, questo progetto di legge è rimasto in Parlamento fermo perché non c'era appeal mediatico. Noi lo abbiamo ripreso dalla polvere assieme al giudice De Grazia, siamo andati in giro a spiegare che cos'era e cosa volevamo fare. Ed è diventato nel 2010 legge dello Stato. Abbiamo capito che con le istituzioni ci si può dialogare, ci si può anche scontrare nella dialettica, ma che abbiamo il dovere di passare appunto dalla protesta alla proposta.
andiamo nei processi di mafia. Qua in Lombardia c'è stato un processo, l'operazione si chiamava Infinito. Noi abbiamo portato i nostri ragazzi a seguirlo per capire come funziona, e alcuni dei nostri ragazzi hanno anche ricevuto segnalazioni, perché poi una delle mogli dei presunti, sempre presunti sono fino a condanna definitiva, mafiosi, ha scritto ai presidi, a quei presidi che si erano permessi addirittura di portare, di acconsentire a che i loro studenti potessero andare ad assistere a vedere i mafiosi, i presunti mafiosi in gabbia, delle persone innocenti, eccetera, eccetera, eccetera. Con nome e cognome, tra l'altro. Poi sono state fatte anche articoli anonimi che i giornali, i colleghi, io non l'avrei mai fatto, perché io sono molto critico nei confronti della mia categoria e sto anche molto antipatico, perché io penso che non bisogna enfatizzare certe notizie. È giusto, il dovere di cronaca, però se tu scrivi che un pecoraio, come succede spesso per la mafia in Sicilia, per l'Andrangheta in Calabria, è il super boss, la gente quando vede i titoloni dice: ancora la latitante nella mega operazione, presi tizio Caio Semprone, non ancora siamo riusciti a prendere il super boss. Quindi la gente pensa: questo è un mito. Invece in questa cosa io manterrei uno stile un po' più anglosassone, metterei soltanto le iniziali, li chiamerei criminali, e così in modo la gente può vedere che effettivamente sono un gruppo sparuto di criminali che prima o poi finiranno tutti a scontare e a pagare per i crimini che hanno commesso. Poi dobbiamo vedere anche come possono pagare per questi crimini. Insomma, su molte cose noi abbiamo iniziato un percorso che ci ha portati negli anni, grazie anche a internet, il nostro sito è ammazzateci tutti.org, la nostra pagina Facebook, ci potete cercare, ammazzateci tutti. Abbiamo diversificato la nostra azione, ci siamo interessati anche dei problemi di altre regioni, ad esempio la Lombardia, e noi qui in Lombardia abbiamo un nostro coordinamento, in Puglia abbiamo un altro coordinamento, nel Lazio ne abbiamo un altro ancora, oggi siamo un'associazione nazionale, nel nostro genere, perché giovanile, quindi tutti i ragazzi di 27 anni sono il più grande, siamo la più grande realtà organizzata in termini di antimafia giovanile. Nonostante questo abbiamo fatto una scelta francescana, perché noi non ci siamo voluti poi istituzionalizzare, ci hanno provato in tutti i modi a metterci il marchio di sopra, anche in politica e in tante altre cose, abbiamo mantenuto la nostra autonomia. Poi ognuno di noi ha avuto modo anche di fare le sue scelte, molti hanno scelto altre strade, però è bene quello che dico io sempre ai ragazzi: l'impegno politico, purché fatto dalle persone per bene, portato avanti dalle persone per bene, è sempre ottimo, perché gli spazi che voi lascerete vuoti un domani qui a Como potranno essere occupati da persone poco per bene, e quindi quelle persone poco per bene faranno un danno alla vostra vita, a quella dei vostri figli. Quindi anche per l'impegno politico scegliete quale parte vi rappresenta di più, se non vi piace la cambiate dall'interno, ma partecipate alle scelte della vostra vita sociale. Ammazzateci tutti per questo motivo non percepisce contributi pubblici, facciamo le nostre manifestazioni, ci autofinanziamo, in alcuni casi quando ci sono delle spese ingenti chiediamo alle amministrazioni, dice: guarda, noi non vogliamo fare costare chissà tanto sui vostri bilanci, dateci un palco, dateci un service per poter avere due microfoni e parlare, e noi facciamo la manifestazione. In altri casi invece purtroppo si è creata anche una patologia all'interno della società civile, perché oggi anche va di moda essere antimafia, e oggi va di moda purtroppo anche creare lucro dietro queste cose. Però non è bene parlarne in questa sede. Io quello che, e chiudo, poi magari se ci sono delle domande mi piacerebbe interagire di più con voi, io credo che ognuno di noi nasca in un determinato posto, in un determinato momento, perché c'è un motivo. Allora, come diceva giustamente Colombo, tutti nasciamo liberi sulla carta, poi vediamo che nei fatti, nei primi anni di vita, siamo costretti, tra virgolette, nel senso etimologico del termine, a seguire determinate categorie. Però se io sono nato in Calabria, devo stare in Calabria, non posso andare via, mi devo contaminare. Ecco, a me è servito tantissimo e serve ancora oggi vedere realtà diverse dalla mia, non quella che ho sempre vissuto.
Magari a voi servirà vedere realtà diverse dalla vostra per poter capire. Magari i ragazzi che sono stati a Palermo hanno visto da vicino che sicuramente è una città con tante difficoltà, ma è una città normalissima, che non è che deve avere paura di uscire per strada con la pistola stile film di Sergio Leone e stare attento a cosa succede intorno. È normalissimo uscire a Palermo, mangiare un'arancina, mangiare un pane cameusa, come lo chiamano loro, è normalissimo uscire a Reggio Calabria, è normalissimo innamorarsi a Reggio Calabria, è normalissimo innamorarsi a Palermo. Però vedendolo ve ne accorgete. Per sentito dire è un po' difficile. La mia vera sfida non è tanto convincere voi o comunque ragazzi che la pensano più o meno come me, ormai siamo un paese, diciamo, civile su questi temi, magari anche in maniera un po' ipocrita, ma comunque tutto il paese è schierato contro la mafia ormai. La sfida sarà portare dalla nostra parte del campo i figli dei mafiosi. Quando sarà normale che mio figlio possa giocare a calcio sin da piccolo con il figlio di un mafioso, allora là io avrò vinto la mia battaglia. Quando sarà normale che il figlio del mafioso possa prendere una strada diversa da quella in cui è nato costretto, perché per loro è naturale, come per me era naturale voler fare musica, perché mia madre era un soprano lirico, per me era normale avere sempre i computer e smanettare da una parte all'altra, perché vedevo mio padre, che loro sono vissuti e cresciuti con quella realtà, io non devo fare una colpa a loro. E anzi, nel ruolo educativo di genitore, io spero che proprio perché vedono la vita che stanno facendo, chiusi nei bunker di cemento armato, a leggere anche il mio libro, tra l'altro, che ho scoperto di recente, me l'ha detto un carabiniere, c'è stato un blitz e hanno trovato in un bunker diverse letture, tra le quali il mio. E beh, si devono tenere impegnati, poverini, non arriva neanche, no, in alcuni casi c'hanno anche Sky nei bunker, perché se lo fanno arrivare in qualche modo, magari l'antenna la mettono a 15 km, però hanno anche Sky, devono passare l'ora, ma proprio per la vita che fanno. Uomini 'ndrangheta, l'etimologia della parola 'ndrangheta deriva dal greco, che è il più grande affronto che potessero fare alla cultura ellenica l'assessore Bruzio, no? È cosentino, è Bruzio, io sono magno greco. Chiamarmi la mafia calabrese 'ndrangheta, ma anche da parte dei colleghi, sia nella carta stampata che tra gli studiosi, io non la voglio chiamare più 'ndrangheta, io la chiamerò la mafia calabrese, come esiste la mafia campana, la criminalità organizzata calabrese, perché 'ndrangheta vuol dire uomini virtuosi, anerandrossa catossa. Uomo virtuoso, uomo valore, talmente tanto virtuosi che colpiscono sempre alle spalle, che quando si accorgono che hanno la morsa della giustizia che sta per raggiungerli si danno latitanti, che quando scampano dalla latitanza fanno un figlio e poi se ne ritornano nei bunker, e questi figli che si moltiplicano da queste madri che li crescono da soli pensano che devono poter imitare il padre. Io penso di no, io penso che questo cortocircuito sociale si possa un giorno verificare, si possa rompere con le unghie e con i denti questa maglia che costringe loro a essere costretti a crescere come la generazione che li ha generati e che li ha messi al mondo. Noi le maglie le abbiamo rotte. Le abbiamo rotte con la nostra vitalità, con la nostra positività, con la nostra voglia di cambiare le cose, non di arrenderci per così per come sono. Quello striscione gandhiano, non violento, vediamo se avete tanto piombo per ammazzarci tutti, vediamo davvero se i calabresi sono una terra di persone per bene o no, ha rotto un muro che era stato innalzato negli anni. E la vera vittoria sarà assieme a voi. Pensiamola come se fosse una grande guerra. Il nostro paese, per liberarsi dopo la seconda guerra mondiale, ha avuto bisogno di alleati. Poi potremmo anche aprire una parentesi su come ci siamo liberati. Per esempio in Sicilia gli americani, si dice, insomma, è un po' anche nei libri ormai, abbiano stretto accordi con la mafia per poter entrare meglio nel territorio. Però ci siamo trovati degli alleati. I partigiani, c'erano partigiani rossi, partigiani bianchi, c'erano persone che vivevano una vita terribile e che si sono messe assieme per cercare di viverne una migliore. Ecco, io da solo non posso andare da nessuna parte. Questa è la vostra guerra, la nostra guerra. Una guerra che dura da 300 anni. Io ho studiato in storia addirittura la guerra dei 30 anni, che sembrano interminabili.
tutte le guerre che ci sono state nella storia hanno sempre avuto un inizio e una fine. E come diceva Giovanni Falcone, noi dobbiamo fare in modo che sia sempre più vicina questa fine nella lotta alla criminalità organizzata, e per farlo dobbiamo stare assieme, perché insieme, ragazzi, ve lo dico davvero, il problema oggi è vostro. Da noi sono rimasti degli ignorantoni che fanno i malandrini, ma i numeri si muovono altrove, l'economia si muove altrove, stiamo parlando di organizzazioni che hanno un PIL, hanno i loro commercialisti, parlano 7 lingue. Questo oggi è nello specifico la 'ndrangheta, ma tutte le altre mafie stanno colonizzando, si sta vedendo adesso, era già stato colonizzato anche in questo territorio del nord. Bisogna reagire, perché la mafia è come un cancro, e il miglior amico del cancro è il tempo. Quanti di noi nelle nostre famiglie hanno purtroppo problemi con questo male incurabile? Non è incurabile. Purtroppo quando ti si presenta non si annuncia, ma non è un male incurabile. Se te ne accorgi per tempo, il male lo puoi sconfiggere. Se non te ne accorgi, se fai finta di non vederlo, il male devasterà la vita tua e delle persone che ti sono intorno. Quindi diamoci da fare, perché non avranno mai davvero tanto piombo per ammazzarci tutti.